E bentornati sul canale di All Games Italia, io sono Gwendolyn e oggi continuiamo a giocare a Planescape Torment Enhanced Edition. Ce l'avamo lasciati qui, al bar della Salma Rosolata. Abbiamo appena finito di parlare con tutti qui dentro, credo, quindi possiamo uscire e esplorare ancora un po' del nostro hive, del nostro alveare. Abbiamo anche salvato Ingress, vi ricordate? Abbiamo fatto incontrare Ingress e Candrian e abbiamo ottenuto in cambio i denti di Ingress, che sono appunto buoni per il nostro personaggio. Ora, qui da qualche parte, vediamo un attimo la mappa. Oh no, oh beh. Damn it. Facciamo fuori qualche teppista. Questo è Jelai, col quale non dobbiamo ancora parlare. E vabbè, stiamo leggermente morendo. Ma finché colpiscono noi, poco male. No, potrebbe occuparsene da Con. I shall serve. Ok, salviamo. Ah, ricordiamoci che abbiamo il cerchio ininterrotto di Zertimon da esplorare, ma lo faremo più avanti. Vabbè, questo non ci interessa. Ok, allora, dove vogliamo andare? Perché qua andiamo al caseggiato dei teppisti, dove ancora non mi interessa andare, credo. Qui andiamo alla zona nord-est, proviamo ad andare giù. Possiamo andare giù? C'è un'altra uscita da questa parte? No, non si esce da qua. Non si esce da qua. Non si esce neanche da qua, possibile? No. Oh, 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 scusate. Questo è sempre il caseggiato dei... No, questo è lo studio dei linguaggi, scusatemi. Questo è il caseggiato dei teppisti. Quella che ti sembrava una porta in quella starcata in realtà è un dipinto. L'artista ha usato l'ombra dell'arco sovrastante e delle raffinate tecniche pittoriche per farla sembrare vera. Esamini la porta. Oltre all'abilità dell'artista non c'è nulla di notevole riguardo al disegno. La porta è stata dipinta su un rozzo muro di pietra. Senti la fredda pietra sotto allo strato di legno dipinto. Lasciamo stare la porta. Tu lasciami in pace. Teppista dei randaggi ultimi. Come ti vuoi chiamare? Di qua dove si va? Da nessuna parte, possibile? Non si va da nessuna parte. Oddio, che palle. Ok. Però, morte, vai a prendermi quello. Ok. Qua abbiamo parlato con il prefico degli alberi. Raccoglitore, alveare. No, e allora dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro. Ah, no, 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 possiamo andare alla zona... Scusate, perché sono cieca? Andiamo da questa parte. Andiamo da questa parte. E meno male che questo è un... come dire, un gioco che conosco... bene. Ok, dove siamo? È in una zona nuova. Perfetto. Abitante dell'alveare, qui abbiamo un sacco di Dabus che stanno riparando. Cortigiana, un git. Sembra un'entrata, ma non c'è alcuna maniglia o modo di aprirla. Grigio manto. Proviamo a parlare con questo grigio manto. Vedi un cinereo vestito con un lungo abito nero e un viso pallido. Diversamente dai cinerei visti nel mortuario, quest'uomo sembra confuso e dallo sguardo vacuo, come se stesse cercando qualcosa. Quando ti individua, solleva una mano per attirare la tua attenzione. Salute. L'uomo sembra sollevato dal fatto che tu gli stia parlando. Si inchina leggermente. Grazie per avermi ascoltato, viaggiatore. Sono conosciuto come Grigio Manto, uno dei membri dei cinerei. Mi stavo domandando se potevi darmi qualche indicazione. Non conosco il posto molto bene e sto cercando un particolare edificio, un bar, quello che viene frequentato dai membri della mia setta. Conosci un luogo del genere? Allora, ovviamente noi sappiamo dov'è e possiamo dirglielo subito. Il bar dei cinerei vicino al mortuario, parte dal cancello principale del mortuario, bla bla. E mi fido che queste siano le indicazioni corrette, perché ovviamente io non saprei assolutamente dargli un'indicazione stradale, però possiamo chiedergli un prezzo oppure possiamo chiedergli di rispondere in domande. Siccome mi sembrano un po' scortesi ambedue queste cose, e siccome per ora in verità abbiamo già abbastanza indizi su tutto quello che stiamo cercando, io sarei gentile e gli direi dov'è il posto. Grazie molte, viaggiatore, apprezzo la tua gentilezza. La gente dell'alveare è raramente di aiuto in queste situazioni. Beh, pover'uomo. Posso farti alcune domande? Che domande vuoi porgermi? Allora, chiediamogli di Farod.
non ho mai sentito quel nome, lui è nuovo qui giustamente, sta cercando un diario, ovviamente non ne ha idea, grazie dell'interesse, addio. Vabbè. Stai per voltarti quando improvvisamente senti che manca qualcosa, sospettosamente osservi Grigio Manto di nuovo, giusto in tempo per vederlo infilare qualcosa tra le vesti, e sembra proprio qualcosa che ti appartiene, abbiamo perso 5 monete. Proviamo ad afferrargli la mano, anzi no, inganni Grigio Manto permettendogli di borseggiarti ancora e osservi la tua tecnica. Con il pretesto, e abbiamo guadagnato 1250 punti esperienza. Col pretesto di fornirgli ulteriori istruzioni per raggiungere le zone dell'alveare, distrai Grigiomanto con una conversazione e di nascosto studi i suoi movimenti. Grigiomanto sembra confidare soprattutto sul suo travestimento da cinereo per distrarre le sue vittime e utilizza frequenti inchini per coprire i suoi tentativi di borseggio. Prendi nota mentalmente della sua tecnica, proprio mentre fa un altro tentativo per raggiungere la tua borsa, gli afferriamo la mano. Le tue mani scattano, ma Grigiomanto ritrae le sue così in fretta che non riesce ad afferrare i suoi polsi. Il suo travestimento da cinereo cade e con uno sguardo terrorizzato si gira e I fugge. feel Porca miseria. stronger. Morte. Can you please ta taunt him? Ecco. Slattern. Done. Ok. Io volevo essere gentile. Ma non fino al punto in cui tu mi rubi. I'm gone. Ovviamente questo dipende dalla nostra bassa destrezza. Tra l'altro io mi rendo conto di non aver mai giocato un personaggio. Dov'è? Come si fa? Perché i tasti non sono quelli che mi aspetto? Non aver mai giocato un personaggio con una destrezza che non andasse bene. Perché io per esempio lui l'ho sempre afferrato. Quindi non sapevo insomma come sarebbe andato in questo caso. Però questa volta è andata così. Ci sono sempre pro e contro a seconda di quello che scegliamo, però naturalmente diciamo che questo è come, non lo ripeterò più, giuro, però questo è un gioco in cui puntare alla conoscenza, puntare all'esplorazione è sempre più ricompensato piuttosto che puntare ad altri tipi di ricompense, diciamo. Cioè, noi potevamo aver sacrificato, tra virgolette, 10 monete d'oro per avere quella conoscenza in più dell'arte del borseggio, fondamentalmente. Allora, siamo passati di livello, perfetto. Oh, per un momento ho temuto che cadesse tutto, che crashasse. Allora, sono indecisa, fatemi ragionare. Penso che continuerò a puntare sulla saggezza. Purtroppo non mi ricordo nessun. Non mi ricordo con precisione gli esatti punti e gli esatti livelli di statistica che ci servono per fare determinate cose, quindi andiamo un pochino a occhio su questo. Allora, parliamo con quest'altra signora, Meiran. Questa vecchia se ne sta in piedi accanto al muro, in silenzio, fissando un punto lontano. Non sembra curarsi del flusso di persone intorno a lei e regge un'asta di legno da cui pendono una dozzina di piccoli pesci. Salute! Salve, signore. Ti guarda di sott'occhio, cercando di capire chi sei. Oh cielo! L'avevo scambiata per uno dei miei clienti abituali. Ti mostra la sua asta con i pesci appesi. Tonno, signore? Maccarello? Cetrioli di mare? Niente pesce, grazie. Avrei alcune domande. La sua bocca si comprime in un broncio mentre guarda oltre le tue spalle. Guardi dietro di te per vedere cosa sta fissando. Non vedi nulla di interessante dietro di te. Quando ti giri di nuovo verso di lei, la sorprendi a guardarti. Distoglie subito lo sguardo, riprendendo a fissare qualcosa in lontananza. Allora, ti sembra di conoscermi? Cielo, no! Anzi, sì. Mi hai già visto prima, allora? Penso. Lei, o uno che le somiglia, signore. È stato tanto tempo fa. Dimmi. Beh, sa com'è. La mia vista non è più tanto buona, né lo era all'epoca. Ma mi pare di averla vista camminare con un gruppetto che la seguiva. Che aspetto avevano queste persone? È difficile dirlo, signore. È stato tanto tempo fa e lei andava veloce. Ma ora ricordo il modo in cui lei camminava a testa alta. C'era una donna che la seguiva. Cercava di fermarla, di farla girare, di parlare con lei, ma lei l'ha spinta via. Cosa accadde poi? Era bella. Sembrava così triste, così arrabbiata allo stesso tempo. Si è fermata per un momento, poi l'ha seguita di nuovo, affrettandosi per raggiungerla. Hai detto che c'era un gruppo. Chi altro c'era? C'erano almeno altri due gentiluomini con lei, signore. L'unico che ricordo bene era alto e sottile. Puzzava di birra, ne sentivo l'odore dall'altro lato della strada. Sembrava che non si lavasse da secoli. La seguiva da vicino e non parlava mai. Si comportava come se la donna non esistesse, anche quando lei lo urtò mentre cercava di fermarla. Non ricordo altro, signore. Diamole un po' di denaro per il suo tempo. Le diamo 10 monete, va.
Oh cielo, ma grazie signore, è troppo buono. Possa l'ombra della signora sorvolarla. Vabbè. Prego, signorina. Allora, andiamo qua. Qua abbiamo l'ufficio controllo malattie infestivi. Infestive. E qua c'è Creed. Oh mio Dio, questi ce l'hanno con noi. Ho capito. Vorrei preferire non tornare al mortuario just now. Potete uccidere lui? Spostati, grazie. Damn it. Tu non mi fate sprecare un... Vabbè, lasciatelo scappare. Vediamo con questo Criden. Quest'uomo dall'aspetto disgustoso si accorge subito di aver attirato la tua attenzione e in un istante ti addosso mostrandoti la sua merce. Ha una lunga asta di legno, dozzine di ratti spellati e cotti vi pendono. Mentre parla gesticola verso di essi con la sua mano larga e incrostata di sporcizie, mostrando per tutto il tempo un ghigno di denti storti e ingialliti. Dritto, come va? Quale di questi deliziosi ratti vorresti comprare in una così bella giornata? Esaminiamo i ratti. Ogni ratto è stato spellato e sventrato, piedi e coda rimossi. Pendono a dei ganci fissati all'asta, appesi per il collo. Come esamini i vari modi in cui sono stati preparati, realizzi che le loro teste sono leggermente deformi. Da ogni cranio si protende un bulbo osseo, coperto di spirali che gli danno l'apparenza di un cervello. Sono ratti molto strani. Ah, dritto, hai un occhio molto acuto. Tutto quello che vendo sono parassiti pensanti, davvero. Sono certo che troverai che possiedono un gusto molto più ricco dei normali ratti. Molto gradevole, sul serio. Te le offro un'altra volta, ondeggiando lo spiedino davanti alla tua faccia per invogliarti. I ratti ondeggiano avanti e indietro, uncinati come piccoli pezzi di carne. Ne proverò uno. Bene, dritto. Bene, che tipo preferisci? Li ho al forno, speziati, bolliti, arrostiti, tutti freschi, tutti deliziosi, solo 3 monete di rame per 2 pezzi. Proviamoli alla brace. Gli allunghi i soldi e con un rapido movimento afferra un paio di topi arrostiti su uno spiedino di legno, li toglie dai ganci e te li piazza in mano. Ti ammicca, salute, dritto, mangi il ratto. Il ratto è bruciacchiato e croccante fuori, ma tenero e succoso all'interno. È un po' unto e piuttosto ricco di sapore, somiglia a qualche altro tipo di carne che sei certo di aver già mangiato prima d'ora. L'uomo ti guarda in attesa. Ti è piaciuto? Ne vuoi un altro? Vabbè, diciamo che ho una domanda per lui. Chi sei? Me? Io sono Creeden, qualcuno mi chiama Creed, lo scuoiatore di ratti. Sorride apertamente, mostrando una spilza di denti ingialliti, rotti e scheggiati. Sembra decisamente più amichevole della maggior parte della gente della zona. Beh, dritto, ci provo. Come risultato del mio lavoro, credo, molta gente qua attorno è molto poco cortese e gentile, ma io voglio che tutti i dritti sappiano che Creeden ha sempre un caldo sorriso per tutti, oltre ovviamente a dei ratti appena cucinati. Ti fa l'occhiolino. Vediamo se c'è qualcos'altro che gli possiamo chiedere. Volevo parlare con te dei ratti. Dove prendi tutti questi ratti? Cosa? Questi? Li ho catturati io stesso, io li ho presi in cantine, nei vicoli delle alveare. Vediamo ancora dei ratti. Parlami di questi ratti che catturi. No, vabbè, non volevo... Vabbè, leggiamolo. Già, dritto, parassiti pensanti, strane creature. Ora, mentre i ratti normali non fanno altro che mangiare e moltiplicarsi, spargere malattie e cose del genere, molto fastidiosi, davvero, ma niente di più. I topi cranio, invece, parassiti pensanti, intendo, sono un vero problema. Quando ce ne sono più di una manciata riuniti assieme, diventano più intelligenti. A volte diventano davvero intelligenti. Diventano più intelligenti. Vero, come è vero che io sto qui davanti a te. Se mi batto in più di due di loro, io scappo così. Schiocca le dita per dare enfasi alle sue parole. Più in fretta che posso. Se hai tanti assieme, diventano intelligenti come un uomo, davvero. Continua. Questo è il miglior consiglio che posso darti, dritto. Se devi affrontare dei parassiti pensanti, affrontane pochi alla volta. Una dozzina o giù di là, al massimo. Ma lascia che ti dica, se ne vedi di più, più di un paio di dozzine, scappa come se ti trovassi al cospetto della signora. Perché? Cosa c'è da temere? Magia, dritto, magia. Se incontri abbastanza di quei piccoli immondi in uno spazio ristretto, guadagnano ogni sorta di potere oscuro. Ti fanno uscire il cervello dalle orecchie. Davvero terribile, terribile. Per questo Sigil fa di tutto per liberarsi di loro, la taglia e tutto il resto. E questo noi lo sappiamo perché abbiamo visto la cosa fissa davanti al bar dei generelli là. Capisco, è tutto quello che volevo sapere. Ah, mi vuole vendere un altro ratto, ma perché no? Prendiamo un altro ratto, lo prendiamo speziato e lo mangiamo. La carne di ratto è aromatica
È piuttosto speziata, apparentemente marinata in una specie di misto di erbe prima di venir cucinata. È un po' unto e piuttosto ricco di sapore, somiglia a qualche bla bla bla. Vabbè, ottimo, perfetto. Adesso esaminiamo qui, esaminiamo cos'era questo ufficio di controllo malattie e parassiti. Entriamo. Entriamo, entriamo, entriamo. E lui è quello che si prende le code di ratto. Contenitore chiuso a chiave, ma si arrabbia se lo apro? No, nessuno si è arrabbiato, però non c'era neanche niente di interessante, vabbè. Vedi un uomo rannicchiato con la pelle sporca e diverse pustole sul volto. I suoi abiti sembrano identificarlo come una specie di funzionario, ma sono sporchi, laceri, coperti di pelo di ratto. Quando lo osservi si graffia con le sue dita affilate. Salute! Ai! Il piccolo uomo strilla e salta. Tenendosi la mano sul cuore, prende un profondo respiro e alza i suoi occhiali sul ruvido naso. Sì, sì, cosa posso fare per te? Si gratta il naso e ti squadra dall'alto in basso, osservando le tue cicatrici. Io non ho quasi niente in cassa, quindi se sei venuta a rapinarmi hai fatto una brutta scelta. Non sono qui per rapinarti, chi sei? Io? Io sono il rispettabile Phineas T. Lord, 39esimo, in carica in questo ufficio di controllo malattie e parassiti. È un mio privilegio, si strofina un po' il petto e si mette in posa, informarla che noi, nel senso burocratico della parola noi, accettiamo tagli su tutti i generi di parassiti e randagi che infestano le strade di Sigil, nodo del multiverso e città che risiede nel centro di tutte le cose, la città metro di paragone per tutte le altre. Taglie? Updated my journal. Sì, noi, nel senso burocratico della parola noi, accettiamo prove tangibili, prove dell'estirpazione dei parassiti pensanti, i cosiddetti topi cranio, dalla zona dell'alveare dove si sono ammassati negli ultimi anni, come un recente censimento della popolazione dei parassiti ha mostrato. Sono autorizzato nella burocrazia di Sigil a pagare una taglia di... una moneta di rame per ogni topo cranio che porti in questo ufficio. Topo cranio? Vabbè, ci ha già spiegato quello fuori che cosa sono, quindi... lui aggiunge, penso che due o tre topi cranio siano sufficienti per raggiungere la tua intelligenza, signore. Un altro commento come questo è indossare le tue chiappe come un cappello. Diciamo... quanti topi cranio ci sono in Sigil? Più che sufficienti per vivere di rendita per un cacciatore di taglie per tutta la vita. Forse diverse vite. Perfetto. È contagioso il tuo prurito? Il mio esantema? Contagioso? No, no. Beh, almeno credo. Ho paura che sia un sintomo della mia posizione. Il lavoro ti sommerge letteralmente. Perfetto. Non abbiamo ancora code di topo, purtroppo, perché noi abbiamo... dove sono? Abbiamo tipo queste cose, ma queste sono code di ratto sporco, insomma. È un altro genere di... un altro genere di ratto, diciamo. Quindi per ora non abbiamo code di ratto. Ma fra poco ne avremo tante, spoiler. È diventata sera. Qui abbiamo un'abitazione, proviamo a entrarci, vediamo di chi è. C'è un abitante dell'alveare. È preoccupata perché suo marito non torna, vabbè, non... una casa qualsiasi. Non voglio rubarle dentro per ora. Che chi ce la conosce? Abishai Nero, dolente di S. Amon. Oddio, questi teppisti maledetti. Ma perché non mi lasciano in pace? I hear your will be done. Ma che problemi avete, stupidi teppisti? All right. Allora, prima di entrare qua, che non so neanche cosa sia, parliamo con questo dolente. Le lacrime hanno scavato dei solchi sulla faccia impolverata di quest'uomo. Sembra un monaco o un santone di qualche genere, ma la sporcizia che copre il suo corpo rende impossibile distinguere bene l'uomo che vi si cela sotto. Canta e scuote la testa avanti e indietro, sembra una specie di rituale. Salute! L'uomo interrompe la sua cantilena delirante e ti fissa con gli occhi pieni di lacrime. Apre la bocca screpolata per parlare, ma riesce solo a mettere un gracidio sofferente. Cosa c'è che non va? Perché piangi? Io... La sua voce è così roca che pare non aver bevuto da giorni, mentre lo osservi una lacrima scorre sul suo viso. Io sono un dolente di S. Anon. S. Anon? Chi è? Chi è S. Anon? L'uomo getta la testa indietro e fa una risata gracchiante che suona brutale e frustrata. S. Anon non è un uomo, è una città. Perché sei in lutto per una città? Piangiamo S. Anon perché non deve essere dimenticata. Tutti i dolenti di S. Anon si fanno carico di questo fardello. Siete in lutto per una città? Perché fate una cosa del genere? Ma questa è la stessa domanda di prima.
perché il suo nome è tutto ciò che ne rimane. I suoi viali pieni di luce, i suoi grandi parchi spiraliformi. Quando fu distrutta e ridotta a un ricordo, soltanto 60 persone in tutto il suo popolo sopravvissero. Era nostro dovere assicurarci che il suo nome fosse ricordato tra i piani. Molti dolenti di Esanon sono morti per perseguire la causa della memoria. Molti. Se questo espone te e gli altri superstiti a rischio, perché non smettete di farlo? Le lacrime che verso, la polvere che mi ricopre, queste cose non sono nulla in confronto a ciò che mi aspetterebbe se dovessi rinunciare al mio sacro fardello. Noi dobbiamo assicurarci che il suo nome venga ricordato. Siamo monumenti viventi a memoria della sua morte. Se è così, cosa accadrebbe se tutti voi moriste? Una nuova lacrima si affaccia all'occhio del dolente. Nemmeno la polvere che gli ricopre il volto può nascondere il suo sguardo disperato. Non lo so. Noi, dolenti di Esanon, non possiamo piangerla per sempre. Anche adesso la polvere si attacca alle nostre vesti, la nostra bocca si asciuga, i nostri corpi deperiscono e muoiono. Posso aiutarti in qualche modo? Sei gentile a chiederlo. A meno che tu non possa rendere immortale Sannon, nessun aiuto può essere concesso. Devi essere per forza tu a piangere Sannon. Ha importanza. Un altro uomo potrebbe piangere la città, ma poi anche lui morirebbe. Non c'è nulla da fare. Quando i dolenti di Sannon moriranno, così Sannon morirà. Ma noi abbiamo un piano. O meno, io ho un piano. Adesso, tra poco ce l'avremo tutti quanti. Diciamo, che ne diresti di una lapide? Una lapide? È una pietra su cui viene scritto il nome di un uomo, la sua vita e un elogio. Se può servire per un uomo, perché non potrebbe servire anche per una città che è morta? Le pietre possono fare cose simili? Sì, e la loro vita è molto più lunga di quella di un uomo. Se il suo nome fosse inciso sulla pietra, il ricordo di Esanon sarebbe preservato. La gente vedrebbe questo nome? Sì, tutti potrebbero vederlo, anche molto tempo dopo la vostra morte. Se ciò fosse possibile... Dove si potrebbe trovare una simile pietra? Andrò a cercarne una. Se riuscirò a trovarla, farò in modo che il nome di Esanon venga inciso su di essa. Ma noi sappiamo già dove si trova una tale pietra, giusto? Tu lo faresti? Io? Gli occhi dell'uomo si riempiono di nuovo di lacrime. Renderesti liberi tutti i dolenti di Esanon. Solo 20 di noi sono sopravvissuti. Il fardello della memoria sarebbe sollevato da tutti noi dopo così tanti anni. Lo farò. Tornerò quando avrò fatto incidere il nome. Perfetto, ricordiamoci che questo povero cristiano sta qua perché... perché temo di scordarmelo. Entriamo in quest'altra. Questa è un'altra abitazione qualsiasi che per ora non ci serve. Done. Qua cosa abbiamo? Casa di Brasken, che però non sappiamo chi sia. Possiamo provare a entrare, però non voglio guai. Vabbè, ma non abbiamo motivo di parlare con queste persone. Capisco che stiamo comunque parlando con tutti, però insomma, diamoci dei limiti. Abishai Nero, abitante dell'alveare, di qua si esce. Abbiamo un Dabus. No, lasciami stare, stupido teppista. Di qua si esce. Alla zona nord, abitazione, casa di Brasken, torniamo qua. Tornate qua prima che vi attacchino, per favore. Non voglio essere attaccato. Questa è un'altra abitazione, abbiamo detto? Sì, e non ci voglio entrare. Mercante della... Ah, siamo al mercato, possiamo finalmente liberarci di qualche oggetto inutile. Benissimo, allora qui dovevamo trovare qualcuno. Questo Craddock, vi ricordate? Ci ha dato... C'era il ragazzo che ci diede... Dove l'ho messo? Ah no, ci diede un messaggio da consegnare a voce. Ecco perché non c'è nell'inventario. Cominciamo subito a parlare a Craddock. Poi, vedete questi cosini carini? Sono molto carini, questi lim lim. Parliamo con Craddock. Vedi un uomo enorme guardare la zona con un atteggiamento risoluto e severo, con labbra serrate e lo sguardo duro. È leggermente curvato, come se stesse portando un carico molto pesante sulle sue spalle. I suoi vestiti emanano un fastidioso odore di sudore e sporco. Salute! L'uomo ti fissa e il suo sguardo si indurisce. Allora, che sei venuto a fare qui? Sei tu, Craddock? Forse. Studia il tuo volto, come se stesse cercando di ricordarsi di te. E se dovessi esserlo? Porto un messaggio da Ben il messaggero. Il messaggio dice: il carico deve essere esecrata, per il terzo giorno sarà applicata una penale. Per gli inferi! Possibile che siano così stupidi da pensare che avremmo potuto farcela? Bene, allora il tuo messaggio ha raggiunto le orecchie giuste per quel che può valere. Qual è il problema? Guardati attorno. Questi scansafatica imbecilli possono a malapena tenere il passo col carico, così come ora, figuriamoci in metà tempo. Hai bisogno di aiuto? Ti dirò di cosa ho bisogno. Che tutti i miei uomini vengano a lavorare. Gelai è sparito da stamattina e ho bisogno di lui ora. Gelai, dove è andato? Noi l'abbiamo incontrato, se non sbaglio. Quel figlio di una capra è probabilmente svenuto sulla strada dalle parti del bar della Salma Rosolata invece di venire qui ad aiutarci. Inutile idiota. Potrei andare a cercarlo per te, per un prezzo. Craddock rimane in silenzio per un momento ma poi annuisce. Bene, trova Gelai, digli di trascinare qui la sua inutile pellaccia infestata dalle pulci.
Ti pagherò per il tuo fastidio. Quando l'avrai trovato? Ora va. Vabbè, sappiamo dov'è il bar della Sarma Rosolata. Ok. Salviamo. E direi di andare da lui prima di parlare con tutti gli altri, perché mi pare che questa sia una missione a tempo. Poi parleremo anche con tutti loro. Vediamo un po' dove ci troviamo. Noi dobbiamo tornare alla zona sud-est, da qua dove siamo usciti. Quello è sempre il teppista che sta scappando. Ce la faremo. Adesso vediamo dove era Gelai, perché era qua da qualche parte. Io l'avevamo visto, vi ricordate? Era qua da qualche parte. Non passiamo proprio in mezzo a questi teppisti. Che cosa fantastica questo... Eccolo qua. Questo tasto comunque è una cosa fantastica. Vedi un uomo magro con vestiti macchiati, un naso dunque e due corna tozze che gli sporgono dalla fronte. Cammina inciampando e borbottando tra sé. Puzza di salamoia, vomito e vino a buon mercato. Sei tu, Gelai? Se è così, Craddock ha bisogno di te al mercato. Craddock? I suoi occhi si illuminano. Ah, Craddock, il mio capo. Beh, voglio dire questo. Può andare a fanculo. E che lui è uno sporco cane, un bastardo dalla peggio specie, che Gelai non lavorerà mai più per lui. Ti colpisce con un dito. Digli questo. Glielo dirò da una certa distanza. Addio. Ops. Questo che è? Ah, un ubriaco, vabbè. Torniamo da Craddock. Non volevo parlare con lui. Voglio tornare da Craddock. Si torna di qua. Di qua. I'm gone. Un verdino per le vostre indicazioni, guida. Ok. Ho trovato Gelai. Ne sei certo? Dov'è allora? Ha detto di andare a fanculo e che eri un bastardo della peggior specie e che lui non lavorerà mai più per te. Updated my journal. Il volto di Craddock si colora di un rosso acceso ed esplode in un grido. Che il suo nome sia dannato, possano tutti i mali dei piani seguire i suoi passi. Un fiume scottante di insulti, minacce e speculazioni riguardo alla radice della famiglia di Gelai fuoriesce dalla bocca di Craddock. New taunts, all right. Oh, Morten comincia a sbattere i suoi denti con l'infuriarsi di Craddock. Sembra quasi che stia prendendo nota all'interno del suo cranio. Questo, quando un personaggio è particolarmente inventivo negli insulti, Morten li ricorda e migliora la sua abilità. Dannato, quel Gelai. Ho bisogno di una giornata di lavoro, mi farò carico dei compiti di Gelai per un po' in cambio della sua paga. Tu? Ha! Tu non potresti. All'improvviso torna silenzioso. Beh, forse potresti. È un lavoro duro e non si beve mentre sono nei paraggi. Capito, iniziamo. Il lavoro è lungo, ma alla fine non sei per nulla stanco. Craddock grugnisce al tuo ritorno. Hai lavorato abbastanza bene con la paga. Ti do una manciata di monete. Ora va, non ci servi più. Qui devo dire che sarebbe stato carino un check sulla forza, che noi abbiamo ai minimi termini, quindi sicuramente non c'è questo check. Perché comunque è un lavoro di fatica, quello che dobbiamo fare. E avrebbe più senso, insomma... Che avessimo fatto un lavoro più scarso perché siamo più deboli. Riguardo al pagamento per averti consegnato il messaggio di Gelai, Craddock grugnisce, quindi estrae dalla sua forza 10 monete di rame che ti lancia. Ecco la tua paga, ora va. Figlio mio, allora continuiamo a parlare con lui. Ah, non posso, volevo fargli delle domande. Vabbè, parliamo a questa porfira. Profira, scusate. Questa donna dall'aspetto sinistro ti rivolge solo un breve sguardo prima di tornare a sbraitare dal palco. Ha una voce potente che attraversa tutto il mercato, sovrastando anche il rumore prodotto dai mercanti e dai passanti circostanti. Benissimo. Niente, quindi. Proviamo a parlare con questo Gaoa. Vedi uno scarno umanoide dalla pelle gialla coperto da una varietà di tatuaggi sgargianti. Le sue sopracciglia sono state accentuate con linee di carbone nero e i suoi denti sono stati limati fino a essere appuntiti. Ti guarda e ti fa un cenno di saluto con la mano, scuotendo i suoi dadi nella mano. Salute! Sta per parlare quando i suoi occhi lucidi e neri come globi curvini cadono su Dakon. I due si fissano in silenzio per un momento prima che lo sguardo del Gizerai tatuato torni nella tua direzione. La sua voce è bassa e gracchiante. Gaoa vi saluta. Siete venuti a fare un gioco? Sì? No, però avevo delle domande. Non mi interessano le domande, a me. Solo il gioco. Il dado che rotola, il luccichio delle monete vinte o perse, sì? A voi? Non vi interessano queste cose? Va bene, giocherò. Questa moneta? Tua moneta. La depone ai tuoi piedi e ne tira fuori un'altra. Questa moneta? Mia moneta. Dado, ognuno lancia uno, sì?
Se ottieni di più, tutte le monete, tue. Gaoa fa più punti? Mie. Siamo pari? Le monete rimangono un altro turno. Quindi, quante monete metti in terra? Mettiamo in terra 5 monete, vai. Tirate i dadi fino a quando Gaoa non ottiene un punteggio più alto. Afferra le tue monete riponendole nella tunica. Sembra quasi esitare per un momento, poi dice: ancora, vero? Aspetta, c'è qualcosa che non va? Gaoa ti osserva con attenzione per un momento, poi fa un cenno. Non cercherei mai di indulgere nella follia di Hashma, né Baro umano. Ma io vedo la fortuna, riesco a leggerla, a riconoscerla nel volto degli uomini. Comunque sia, in te non noto nulla, non conosco nulla. Tu non sei fortunato. Nessuna fortuna, né bontà né cattiveria. O stai forse nascondendomi il tuo volto, non riesco a capirlo. Potremmo giocare dopo forse, ma non in questo momento. Vabbè, questa è la versione della cartomante di Baldur's Gate che non ci vuole più parlare. Allora, qua possiamo ancora parlare. Io ricordo che ci fosse un... non un abitante, scusate, ho sbagliato a cliccare. Questo mercante forse che ci vende il Lim Lim. Esatto. Vuoi acquistare uno di questi invogiti di Lim Lim? Cosa sono questi Lim Lim? Vengono dalle terre esterne, signore. Non sono propriamente né insetti né animali. Sono amichevoli giocherelloni e fedeli. Anche abbastanza saporiti, se si è disperati. Interessante. Ho qualche altra domanda? Vabbè, compriamone uno. Un Lim Lim si procura cibo da solo, mangiando insetti, piccoli roditori e simili. La seguiranno ovunque lei va, è difficile disfarsene quando arriva il loro momento. Sono tranquilli, fanno esercizio fisico da soli, svolazzando qua e là, e soprattutto fanno salti di oltre 4 metri quando li punzecchia con un tizzone ardente. Uno costa solo 40 monete, signore, non nulla in cambio di un animale o un amico così divertente. Morte, cosa ne pensi? Perché no, capo? Sarebbe divertente prenderlo a calcio quando abbiamo bisogno di svago, non credi? Perlomeno potrei prenderlo a calcio al posto tuo? Potresti. Beh, vabbè. Voglio proprio vedere il salto di 4 metri col tizzone ardente. Ne prendo uno. Ecco a lei. Abbiamo speso 40, non abbiamo soldi. LOL. Stiamo comprando un sacco di sciocchezze. Parliamo con questo Giscorl. Vedi un mercante dall'aspetto allampanato, con una corta barbetta grigia e rossa sul mento. Indossa vari strati di vesti colorate, al punto da sembrare una bandiera con braccia e gambe. Trema leggermente mentre lo osservi. Io, Giscorl. Si inchina ed estende le mani tremolanti. Mentre lo fa, noti che le sue mani e i suoi avambracci sono una massa contorta di tessuto cicatrizzato, come se fossero state gravemente bruciate. Come ti sei ferito le mani? Giscorl non sembra averti sentito, se risponde soltanto col suo discorso pronunciato nello stesso tono piatto e uniforme. Giscorl comprare vestiti, vendere vestiti, lavare vestiti, ammendare vestiti e indossare vestiti. Ti ho chiesto, come ti sei ferito le mani? Il tono uniforme di Giscorl si frammenta. Giscorl comprare vestiti, vendere vestiti, lavare vestiti, rammendare vestiti. E indica di nuovo se stesso, ma le sue mani stanno tremando così fortemente che non riesce nemmeno a finire. Così fortemente. Un'espressione orrenda. Non importa, posso vedere cosa hai? Allora, lui vende queste cose, vediamo se possiamo vendergli noi qualcosa. Qui abbiamo l'orecchino di rame. Chiuso. Allora, ragioniamo. Qui abbiamo queste rune dell'armatura che non so onestamente se useremo mai, ve lo dico molto chiaramente. Questi talismani anche, non so se li useremo. Questo orecchino, vorrei vendere tutto. Facciamo che non vendiamo niente ancora. Fatemi vedere una cosa. Allora, questo benedetto orecchino l'avevamo aperto, vero? Inserisci la tua unghia nella tacca corrispondente al punto indicato dal triangolo nel cerchio dentellato che hai visto sulla fronte dello zombie 79. Non avevamo fatto questa cosa. Agganci l'unghia al terzo solco dall'alto e premi verso l'interno. Senti un click e la parte superiore dell'orecchino si apre di scatto. Ora non solo puoi indossare l'orecchino, ma ti accorgi anche che al suo interno c'è uno scomparto segreto. Scuoti l'orecchino, ma non esce nulla. Qualsiasi cosa contenesse, ora non c'è più. Perfetto. Adesso l'orecchino vale di più. Parliamo con questa povera Kossa Jai. Questa vecchia megera sdentata emana un puzzo di pesce e salamoia. Spinandoti mentre ti avvicini ti mostro un largo sorriso rosa. Pesce, figliolo? Testa di pesce, magari? Cosa vendi esattamente? Pesce, mio sciocco bambino. Pesce di tutti i tipi. E teste di pesce, per chi non ha la grana per comprarseli interi. Teste di pesce piccine piccine. Da dove arriva il pesce? Arrivano a Sigil da tutti i piani, ragazzo mio. Ne vuoi un po'? Ti vendo solo la testa se hai poca grana. Avrei alcune domande. Nessuna risposta, io ho solo pesce. Perfetto, non possiamo fare altro con lei. Abbiamo questa ferina.
Clavusonica. Questa donna dalle spalle larghe sta camminando lentamente tra le enormi travi che giacciono sulla strada. Calcia le travi con stivali ferrati. Ogni tanto si china e strappa a mani nude un chiodo da una delle tavole. Li sorregge uno per uno, valutandoli, poi li mette in una borsa di cuoio a tracolla. Salute! Si raddrizza sentendo che ti stai avvicinando. Sorride in modo gentile, ma dal suo aspetto e dal modo in cui le sue mani rimangono vicine all'elsa della sua arma, ti sembra che sia preparata ad affrontare dei guai. Noti che uno dei suoi occhi è ricoperto da una pellicola lattiginosa. Sei già abbastanza vicino, dritto. Cosa vuoi da me? Avevo qualche domanda. Chiedi pure. Chiedemole di Farod. Già, ho sentito quel nome. Capo di una banda di raccoglitori, o almeno così ho sentito. Non sono sicura di dove lo si possa trovare, però. Potresti provare nella piazza degli straccioni. È a nord-ovest di qui. Un sacco di raccoglitori hanno piantato le tende là. Capisco, altre domande. Vabbè, cosa stai facendo? No, ho sbagliato a fare la domanda. Volevo chiederle cosa stai facendo. Cosa ti sembrava che stessi facendo, fesso? Raccolgo chiodi. Perché? Li vendo a un uomo di nome Harmis, nel distretto inferiore. Costruisce bare. Vabbè, non ci interessa l'estate da dove viene il legno di Sigil. Qui abbiamo Fetidario. Io sono convinta che manca qualcosa. Mercato, abitazione, zona nord-ovest. No. No, siamo stati qua, qua, qua. E mo dobbiamo ancora andare qua, va bene. No, allora non manca nessuno. Parliamo con lui. Quest'uomo ti sta fissando con uno sguardo strano, con gli occhi sgranati. I suoi occhi sono enormi, così enormi che sembrano sul punto di uscire fuori dalle orbite e rotolare lungo l'acciottolato. Annuisce ansiosamente mentre ti avvicini, muovendo a scatti la testa come un uccello. Quando gli sei accanto, noti all'improvviso il puzzo di urina e feci che lo circonda. Salute! L'uomo tira su col naso, pulendoselo con la manica, poi apre la bocca mostrando gengive annerite e marce. Storie per monete, Sirra? Il suo alito puzza. Puzza come se quest'uomo avesse tenuto carne putrefatta in bocca. Storie per monete? Chi sei? L'uomo espelle rumorosamente dal catarro. Nomi, nomi. Chi sei? Chi sei? Nomi. Pericolo, pericolo. Guarda per terra e smuove il terriccio col piede. Pericolo. Conoscere un nome o rimanere ancorati a uno di essi, in entrambi i casi, si finisce nei guai. Il mio è un nome che mi è stato dato, non uno che ho chiesto. Fetidario. Ancora una volta si è assalito dal suo alito fetido e dal loro odore di urina e di feci che lo circonda. Un nome dato, un nome dato. È il tuo vero nome? Ti ho appena detto di no. Non è il mio vero nome, è il mio vero nome. Fetidario mormora, la sua testa fa un piccolo scatto ogni volta che dice nome. Un vero nome è una cosa pericolosa. Dà agli altri potere. Ti fissa con i suoi enormi occhi e muove le dita. Tieni segreto il tuo nome, tienilo al sicuro, non farlo mai sapere. Cosa intendi? I nomi sono come gli odori. Ci sono cose che possono rintracciarti grazie a loro. Fetidario tossisce, mentre i suoi occhi quasi saltano fuori dal suo cranio. Sembra tossire dal profondo delle viscere, visto che scorreggia rumorosamente, come a sottolineare quello che sta dicendo. Se qualcuno conosce un vero nome, acquista potere. Il potere di far del male. Non conosco il mio vero nome. Gli occhi di Fetidario si spalancano. Vedere i suoi bulbi oculari sporgere ancora di più ti mette a disagio. Allora sei benedetto, benedetto. Rimani senza nome e starai come uno spirito tra i piani. Non rintracciabile, introvabile, non visto, non scoperto. Un nome scelto, un nome dato. Permette agli altri di trovarti e farti del male. Sei stato ferito? Ho detto il mio nome una volta. Una volta, solo una volta, solo una volta. Il suo sguardo diventa vitreo, come se quel ricordo fosse doloroso. Poi ti guarda nervosamente. La storia a raccontarti io posso, ma 3 soldi vedere io devo. Giustamente, poraccio. Molto bene, eccoti 3 monete di rame. Fetidario si mette in posa, guarda a sinistra, a destra, poi si gira verso di te. Il suo viso si contrae, poi con un grugnito scorreggia di nuovo. La puzza quasi ti atterra, ma lui non sembra accorgersene. Maledetto io! Percorrevo i quartieri nella gloria. Si erge ritto in piedi, col naso in aria, passeggio avanti e indietro, ammiccando a passanti invisibili. Ascolti. Si ferma di botto, le mani sui fianchi. Incrociai per strada un tizio arrabbiato. Aveva l'aspetto di una zucca, i suoi semi, maledizioni. Fetidario poi butta in fuori la pancia per apparire grasso, si tira indietro i capelli con le sue mani sudici, quasi da sembrare calvo, e comincia a tamburellare le dita sulla sua grossa pancia. Poi inizia a camminare, facendo dei cerchi attorno al punto dove questo suo personaggio grasso, ma di classe elevata, si trovava poco fa. Era tutt'uno con le sue maledizioni, questo tizio era. Con un sogghigno e un gesto di noncuranza, Fetidario lancia un'invisibile maledizione al personaggio grasso. Conosceva il mio nome? Lo avevano fatto sapere, tutto mi ha preso tutto. Si raddrizza di nuovo, inalando profondamente, riassumendo quell'aria da personaggio di classe elevata. Il personaggio improvvisamente si accascia e Fetidario scorreggia violentemente, poi espira, riempendo l'aria col suo alito fetido. Maledetto confetori, puzza, escrementi. Venuto qui a raccontare storie, tutto bene per ora. Ora Fetidario è il nome, nome dato, nome dato. Capisco, ho qualche altra domanda.
Allora, puoi dirmi dove trovare un certo Farod? Un re! Un nobile racconto, una storia a raccontare posso, ma tre soldi vedere devo. Spendiamo questi soldi. Una volta un uomo rispettato, Farod era. Un uomo pieno di ambizione e posizione. Tutto divenne nulla, nulla, si trasformò in aria. Fetidario strizza gli occhi, poi scorreggia, rimpendolare con una puzza insopportabile. Trasformato in aria e puzzolente. Un bugiardo, un imbroglione, un uomo che raggirava la legge, Farod era. Si ingobbisce come se scrivesse seduto a una scrivania. Scrive per un momento, poi si improvvisamente smette, spaventato. Poi un giorno scoprì che aveva raggirato se stesso. Un tale bugiardo era diventato che quando morì doveva andare in un... vabbè, l'italiano! Un tale bugiardo era diventato che quando sarebbe morto doveva andare in un posto orribile. Fetidario scuote tristemente la testa, poi si ingobbisce ancora e lancia uno sguardo selvaggio in tutte le direzioni. Farod non l'avrebbe accettato, non l'avrebbe, non l'avrebbe. Aveva imbrogliato altri, avrebbe imbrogliato anche il suo destino. Lui lesse, scavò nei libri, consultò veggenti e gli dissero che solo nell'immondizia avrebbe trovato quello che gli avrebbe permesso di ingannare il destino. Fetidario scorreggia di nuovo, poi tossisce lasciando uscire un alito fetido. Forse mentirono. Fetidario si rialza rigidamente, poi inizia a spogliarsi di abiti immaginari. Con ogni pezzo di vestiario che butta via si ingobbisce sempre di più. Farod gettò via la sua posizione e le sue ambizioni e prese un nuovo titolo. Fetidario si interrompe, poi ti lancia uno sguardo malevolo. Afferra gli stracci che indossa, strattonandoli. E divenne il re degli stracci. Avrebbe governato la spazzatura, i suoi sottoposti l'avrebbero rivoltata tutta per trovare quello di cui aveva bisogno. Sta ancora cercando. Sapresti dirmi dove posso trovarlo? Vive tra stracci e spazzatura. Laggiù lo troverai, troverai. Perfetto, ho perso un diario, ne hai visto uno? Nessun diario ha visto. Se gli raccontiamo una storia, vuole tre monete e vabbè, facciamoci, paghiamo. Miglior borsa è la pancia, una storia, una storia. Voglio ascoltare la storia dell'uomo che venne in città senza nome né memoria e parlò col cantastorie maledetto che lo mise in guardia dai pericoli dei nomi. Questa storia non costa nulla perché non vale nulla e vale notare che è una storia davvero triste. Ad ogni modo vorrei ascoltarla. Da dove iniziare una storia del genere? Fetidario grugnisce, poi emana un soffio dal solito fetido che ti fa lacrimare gli occhi, sembra che stia pensando. Inizierebbe con un uomo che si sveglia nel mortuario, creduto morto, ma in realtà solo le sue memorie sono morte. Fetidario annuisce, poi ti studia e inizia a grattarsi violentemente come se volesse procurarsi delle cicatrici. Morto, ma non morto, nessuna memoria, nessun nome. Fugge dal mortuario, entra nell'alveare e parla con un uomo che si è fatto scappare il suo vero nome una sola volta, pentendosene amaramente. Sì, sì, molto pericolo nel dare nomi, forse. Forse l'uomo a cui il senza nome parla è un avvertimento sul pericolo dei nomi. Forse chi dimentica il proprio nome è più fortunato. Davvero? È meglio soffrire per la verità con tutte le sue conseguenze o rimanere ignoranti? Di tra i due se la passa meglio. Fetidario tossisce, una tosse secca, poi sputa un catarro verde e umido e si rivolge di nuovo a te. È la tua domanda, la tua storia. Parla lentamente, sei tu che devi rispondere. Allora, noi possiamo dire, vorrei sentire la tua risposta. L'uomo che conosce il suo vero nome, in quanto conosce se stesso e per questo è una persona più forte. Oppure, l'uomo che ha dimenticato il suo vero nome sta meglio, perché è protetto da coloro che gli farebbero del male, incluso se stesso. Questa è estremamente ironica, vista la nostra storia. Quando un uomo con un nome si muove, questo viene seguito, ma quando un uomo senza nome si muove, non lascia tracce. Proviamo a dire, vorrei sentire la tua risposta. La mia risposta. La mia risposta. Tossisce ancora, eruttando un'altra ondata di aria fetida. Schiocca le labbra come se stesse cercando di assaporare il gusto dalla sua bocca. La mia risposta è questa. Sono entrambi folli, ma solo uno sa di essere folle. Perfetto. Basta così per ora. Adesso, che penso abbiamo parlato con tutti qua, credo serva qualcun altro, possiamo fare due missioncine e io direi di andare a farle. Andiamo... dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare qua, credo. Anzi no, sì, andiamo qua perché là c'è la nuova area. Non voglio andarci subito. Camminate però, Allora, qua dobbiamo andare. Passiamo in mezzo a questi teppisti cercando di ignorarli tutti. Allora, dobbiamo andare qua, credo, sì. Che dobbiamo tornare dove eravamo prima. Esatto. Done. E adesso
Intanto il gioco lagga. No, non andiamo ad altre piste. Allora, dobbiamo trovare Ben il messaggero, eccolo qua. Avete avuto fortuna nel cercare Craddock, buon signore? Sì, e gli ho riferito il tuo messaggio, anche se non mi è sembrato particolarmente felice di ascoltarlo. Ben non sembra aver sentito nessuna parola dopo il sì, infatti sorride e fa un sospiro di sollievo. Si è ringraziato il fato. Grazie, buon signore, grazie davvero. Ben prende dalle sue tasche una manciata di monete di rame che Conte poi ti consegna. 30 monete di rame per consegnare un messaggio, eh? Mi sembra corretto. Oh, più che corretto, mio buon signore, più che corretto. Posso dire senza esitazioni che non c'è miglior professione in tutta Sigil che quella di corriere per la casata dei messaggeri. Lo terrò in mente. Addio, Ben. E mi pare che non possiamo più dirgli nulla. Poi ci serve andare qua. Chiaramente. E parlare con Morte dei Nomi. Salute. Diciamogli... Vorrei seppellire un nome. Costa grana seppellire un nome. 3 pezzi di rame, 3. S. Anon. Le monete di rame cadono nella mano di Morte dei Nomi e lui riposiziona il suo braccio contro il fianco. I suoi occhi, ora improvvisamente vivi, si rovesciano all'indietro, quindi scattano in avanti e iniziano ad analizzare il monolito e i muri dell'area del memoriale. Vede un punto sul muro e striscia velocemente verso di questo. Si accovaccia, quindi inizia a scalpellare il muro. Si ferma pochi momenti dopo, salta su, quindi ritorna da te, sepolto. La sensazione che ha riguardo la finalità della parola ti mette a disagio. Sepolto. Fatto. Grazie, addio. Abbiamo compiuto anche questa piccola missioncina. Adesso possiamo... lei era quella che aveva le sorelle morte, vero? Non abbiamo ancora trovato i 3 randaggi. No, adesso vorrei tornare indietro a consegnare questa missione. Venite. Su, 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 su. Quick, 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 quick. Ok. E il tizio di S. Anon era qua, però. Giusto? I'm gone. Una cosa carina è che vedete che ci sono diversi. Per esempio, questo è un abitante dell'alveare arrabbiato. Più avanti ne avevamo trovato uno spaventato. Poi c'è tipo un Gitzerai normale, uno arrabbiato, eccetera, eccetera, eccetera. E parlando con loro, praticamente, si hanno comunque risposte diverse, anche se sono gli NPC classici, diciamo, di questo tipo di ambientazioni. Cioè, non offrono nulla di particolare, però comunque sono stati un po' differenziati. Questa è una cosa carina. Eccolo qua. Vedi il dolente di Esannon. Sta ancora emettendo singhiozzi soffocati mentre cantilena il nome della città morta e le lacrime scorrono lungo le sue guance. Ho fatto in modo che il nome di Esannon sia ricordato. Ora è inciso sulla pietra nera del monumento fuori dal mortuario. 500 punti esperienza. Improvvisamente si ode un breve sospiro nell'aria e gli occhi dell'uomo si asciugano. Una delle lacrime che gli scorreva sulla guancia semplicemente svanisce. La memoria di Esano non è stata preservata. Riferirò ai miei compagni dolenti della pietra che mi hai descritto. Hai la mia gratitudine. Noi gli chiediamo denaro perché chiedergli i 3 pezzi di rame è veramente da pezzenti. Spero che tu e i tuoi fratelli trascorriate in pace il resto dei vostri giorni. Voilà. Quanto siamo bravi a risolvere i problemi di tutti. Ops, ho sbagliato tasto. Ce la facciamo secondo voi ad esplorare quest'altra zona? Sapete che non mi ricordo come si arriva alla piazza degli straccioli. Fermi, dove siamo? Ah ok, so dove siamo. È comunque una zona diversa da quella che... La prima impressione di mare è che necessita di un bel bagno, preferibilmente lontano da qualsiasi creatura col senso dell'olfatto, ma se abbiamo resistito a feti d'ario... Puoi quasi vedere il fetore aleggiare attorno al suo corpo sotto forma di sinistri viticci gialli. Gesticola freneticamente nella tua direzione nel tentativo di farti avvicinare e parlare con lui. Avviciniamoci. Grazie di esserti fermato, mi chiamo Mar, ho un favore da chiederti. Sto ascoltando. È una questione di vita o di morte, devo consegnare questa scatola o di sicuro ci lascio la pelle. Purtroppo, sfortunatamente, mi sono malamente storto una gamba. Equamente. Quindi puoi aiutarmi?
fattivamente e consegnare questa scatola velocemente per me? Consegnerò fattivamente la scatola per te. Mar tira fuori una piccola scatola dai recessi del suo abito stracciato. Per un breve istante hai l'impressione che il suo viso esprima rimorso, ma passa subito e quando ti guarda ti dà la scatola. Una vaga luminosità circonda la scatola quando sia tu che Mar la toccate. Si sente un sospiro di sollievo quando Mar lascia la scatola alle tue cure. E adesso? Deve essere consegnata a Quatra. Di solito si trova da qualche parte nel settore sud-est dell'alveare. Oh, e non dire che non ti ho avvertito. Qualunque cosa accada, non aprire la scatola. E non andartene dall'alveare con la scatola. Ora va. Tornerò dopo aver consegnato la scatola. E lui scappa. Chiaramente. Ah, noi non abbiamo neanche guardato il nostro Lim Lim. Questo è il nostro Lim Lim. Possiamo parlargli. Scusate se salto di palo in frasca. Questo è il tuo cucciolo di Lim Lim. Notando di aver attirato la tua attenzione, pigola adorabilmente verso di te. Io! Accarezziamo il Lim Lim. Pio, pio! Il Lim Lim saltella intorno allegramente mentre le sue ali ronzano. Sembra gradire molto il tuo affetto. Non voglio picchiare il mio Lim Lim. Mettiamolo in terra per farlo correre un po'. Oddio, oddio, non scappare. Ripigliamolo. Non pensavo facesse questo. Prendiamolo. Ok, qui ci sono tanti Lim Lim morti. Questo mi inquieta. E poi abbiamo questa scatola che potremmo ovviamente provare ad aprire, che naturalmente adesso noi proviamo ad aprire salvando prima però. Proviamo dunque ad aprire questa scatola, vediamo a usare questa scatola e vediamo che succede. Vedi una scatola decorata, ben realizzata, con una grande gemma rossa incastonata sulla sua parte frontale. Una sensazione di terrore sembra provenire da essa. Apri la scatola. Oh porco. Il mondo della scatola di Moridor. Ops. You have awakened. Ok, voglio caricare però perché voglio consegnare la scatola, non voglio aprirla. Anche se noi adesso abbiamo il rubino di Moridor. Però volevo solo farvi vedere che succedeva, non volevo liberare il mondo. Comunque, dove eravamo? Ok, dobbiamo esplorare questo posto un po'. Stiamo cercando la piazza degli straccioni là. Questo è la Stamberga. Vediamo cosa c'è in questa Stamberga. Abbiamo diverse persone. Parliamo con Arlo. Vedi un uomo basso e calvo in piedi in quello che funge da foyer per questa sgangherata Stamberga. Le sue spesse sopracciglia sono aggrottate per la concentrazione mentre si gratta via le croste dal largo naso bulboso. Salute! L'uomo non si disturba nemmeno ad alzare lo sguardo. Invece, continua a incrociare gli occhi guardandosi il naso. Zè, che vuoi? Posso riposarmi qui? No, avevo qualche domanda. Non è stupenda? Ti sfoggia un sarcastico sorriso a denti gialli. E sono sicuro che prima o poi trovi le tue risposte. Ma io ho da fare, ho degli affari da mandare avanti. Quindi se non vuoi dormire, ti suggerisco di smammare. Capisco, posso avere un letto allora? Certo che puoi, Fesso, se hai la grana per farlo. Qua non si dorme per nulla, tranne il vecchio Nestor laggiù, e solo perché non trovo nessuno abbastanza rintronato che riesca a sistemarlo. Parlami di questo Nestor. Nestor è quel vecchio svitato dell'angolo laggiù. Solleva un pollice oltre la sua spalla, indicando il fondo della stanza. Non gironzolargli attorno, Fesso, non ci sta molto con la testa. Sempre a cianciare sulla sua maledetta forchetta. Spero sempre che qualcuno ci faccia un favore e se ne sbarazzi. Perché non te ne occupi personalmente? Credi che non ci abbia provato? L'ho fatto. E guarda cosa ho guadagnato. Inclina in avanti il suo volto e indica la crosta sanguinolenta sul suo naso. Lo svitato mi ha quasi staccato il naso. Potrei occuparmene per conto tuo, ad un prezzo. Ti dico una cosa, dritto. Se riesci a liberarmi di lui, puoi stare qui quanto vuoi e senza pagare. Affare fatto? Abbastanza giusto. Lo farò. Beh, allora non stare all'impalato. Va! Non vedi che ho altro da fare? Ok, proviamo a parlare con questo Nestor. Possiamo frugare un po' in giro prima? Non c'è niente. Vedi un anziano in vestiti stracciati e consunti, che si rifugia tremando all'angolo. La sua massa di lerci e capelli bianchi sporge in tutte le direzioni e il suo viso, incrostato di sporco e strisce di sangue secco, è coperto da una patina grigia. Ogni tanto gesticola borbottando maledizioni come se fosse assalito da un nemico invisibile. Non sembra notare il tuo arrivo. Salute! Al suono della tua voce il vecchio si gira verso di te, i suoi ampi e fissi occhi sporgono dalle orbite. Ti osserva per un breve momento, poi ritorna a delirare. No! No!
No, non sei tu! Oh, oh, ma presto, sì, presto! Sei tu quello che chiamano Nestor? Il vecchio sembra dimenticarsi della tua presenza. Tu verrai? Sì, verrai, e il vecchio Nestor aspetterà. Aspettando? Cosa stai aspettando? Aspettare, sì! Improvvisamente si affloscia a terra, come se colpito da una tremenda stanchezza. A lungo aspettato. Aspettato. Prende un profondo respiro e si rimette in piedi. Aspetterò in eterno, se necessario. Mi senti? Ascolta, Arlo mi ha chiesto di occuparmi di te, quindi dovresti andarti. Oh, no, chiediamogli, stai bene? No! Il volto di Nestor diviene paonazzo e tutto il suo corpo si contorce in segno di protesta. La mia forchetta! Non posso andarmene senza la mia forchetta. Oh, forchetta, forchetta, forchetta! La tua forchetta? Forchetta, forchetta, forchetta! Non posso andare a casa senza la mia forchetta. La frenesia di Nestor ha un impetuoso crescendo, inizia a saltellare maniacalmente, poi improvvisamente si ferma, abbassa la testa e corre a capofitto verso un grande armadio di legno che si trova accanto al muro posteriore della stamberga. La violenza dell'impatto spedisce l'uomo lungo disteso sulla schiena. Dopo alcuni secondi si rialza con un'espressione stordita. Andata, rubata, non posso andare a casa senza la mia forchetta. Rubata, dici? Chi ha preso la tua forchetta? Nestor ti osserva per un lungo momento. Poi inizia a rovistare nelle tasche della sua sudicia tunica. Dopo alcuni secondi tira fuori quello che sembra un orecchio smembrato. Giudicando dal puzzo e dal colore dell'orecchio, immagini che il vecchio l'abbia conservato nelle sue tasche per molto tempo. Tu hai la mia forchetta, non è vero? Non è vero? Oh, oh! Tiene l'orecchio vicino, come se stesse conversandoci. Riportami alla mia forchetta. Se io trovassi la tua forchetta, poi te ne andrai? Aspetto, aspetto, aspettando! Oh, oh! Finché non la riporti indietro, poi posso andare a casa. Bene, cercherò di trovare la tua forchetta. Addio. Updated my journal. Perfetto. Dobbiamo trovare la forchetta di questo pazzo. Questo è un... Bariaur, o come si legge. Sta dormendo, non lo disturbiamo. Usciamo. All right. Allora, vediamo qui cosa abbiamo. Abbiamo un cinereo, dei pisti. Qua possiamo andare da qualche parte. Zona nord-est dell'alveare. Qua abbiamo Porphyron. È Mult. Ogni centimetro della pelle di quest'uomo è coperto da una ragnatela di linee nere. È come se qualche artista avesse scelto di accentuare ogni piega della sua carne con una penna d'oca. L'effetto complessivo è tale che anche quando il suo viso non ha espressione sembra che sia accigliato. Salute! Costui ha un nome. Costui si chiama Porphyron. Spero di star scegliendo l'accento giusto. La voce dell'uomo si suona come un gong. Mentre parla, le linee del suo volto si curvano e formano una serie di forme tondeggianti. Costui vorrebbe sapere perché ti rivolgi a lui. Volevo farti qualche domanda sulla città. Costui vorrebbe che tu sapessi questo. Costui non può rispondere alle tue domande. Le linee sul suo volto si distorcono in angoli, poi si dividono in un'infinità di scarabocchi. Costui ha solo recentemente messo piede in questo luogo di mura. Va bene allora, ma devo chiederti una cosa, perché quelle linee sulla tua faccia si muovono? Le linee mostrano rabbia, ti senti offeso? Le linee si raddrizzano lentamente, formando curve gentili. Nessuna offesa era intenzionale, accetterai le molte scuse di costui? Nessuna offesa, perché sei adirato? Costui parla di eventi recenti. Sapevi che costui fu attaccato da tre? I tre presero un oggetto a costui. Costui temeva un attacco, che fare? Costui consegnò loro l'oggetto. Beh, avevi ragione ad aver paura. Se erano in tre, avrebbero potuto ucciderti. Se non gli avessi consegnato l'oggetto. Costui è stato frainteso. Le linee sul suo volto si fanno spigolose, poi si addolciscono nuovamente in curve. Costui non aveva paura di essere ucciso. Costui aveva paura di uccidere quei tre. Beh, se avresti potuto ucciderli, perché hai lasciato che ti derubassero? Costui percorre la via del guerriero. Molte armi hanno accompagnato costui. Il pugno, la lama, il bastone, l'accetta, il maglio. Questi oggetti sono tutti conosciuti a costui. Non è una grande spiegazione, te lo chiedo di nuovo. Se sei un guerriero di tanta esperienza, perché hai lasciato che ti derubassero? Qui il dialogo purtroppo è abbastanza lineare, cioè non è che abbiamo tantissime scelte. O continuiamo lungo questa linea di dialogo, oppure lo salutiamo. A costui è proibito attaccare. Se costui avesse colpito i tre in preda all'ira, il voto di non violenza sarebbe stato infranto. Voto di non violenza. Sei un guerriero e un pacifista. A costui non è familiare la tua lingua. Cos'è questo pacifista? Non importa. Perché ti sei allenato così tanto se non ti è permesso di attaccare un'altra persona? Costui è dell'ordine del re Taggio. Aspettiamo i giorni della fine, quando tutti saranno chiamati alla battaglia. L'esperienza e le capacità di costui, esse devono restare nascoste fino ad allora.
Cioè, ti lasceresti derubare per strada senza difenderti. Costui farà chiarezza. L'oggetto è di valore, la disciplina del retaggio è di valore maggiore. Dato che non vuoi combattere, c'è qualche possibilità che tu possa convincere a parole questi ladri a restituirti il tuo oggetto? Costui si rivolge ai tre ladri. Che succede? Le richieste di costui sono accolte da derisione. I tre non restituiranno l'oggetto. Mi piace tanto la risposta numero 2. Potrei andare a picchiarli come cani per riprendere ciò che hanno rubato. Picchia ladri. Diciamo, potrei cercare di recuperare l'oggetto per te. Costui deve chiederti, useresti la violenza sui tre che hanno derubato costui? E noi diciamo, beh, se non sono abbastanza furbi da darmelo nel momento in cui lo chiedo, le cose potrebbero mettersi male. Le linee sul viso dell'uomo formano una serie di ellissi sovrapposte. Se quello è il messaggio che essi capiscono, così allora il messaggio deve essere consegnato. Bene, allora, qual è l'oggetto che hai perso? L'oggetto è questo. Un rosario nero e rosso da indossare come collana. Il valore di questo rosario... Scusate. Non si misura in denaro. Il valore di questo rosario si misura in fede. Va bene, allora. Vedrò se riuscirò a trovare questa collana. Sai dove potrebbero essere questi tre criminali? Costui sa dove le parole ostili furono scambiate e l'oggetto fu perso, vicino al bar che brucia dentro. I tre erano fuori di quel posto, vestiti di nero e rosso. E li abbiamo incontrati, vi ricordate? Tre ladri vestiti di rosso e nero all'esterno del bar della Salma Rosolata. Andrò a cercarli. Addio. Parliamo con questo mult. Mi rendo conto che pullula di NPC qui. Quest'uomo appare meno cupo e diffidente nei confronti dei passanti rispetto alle persone che lo circondano. Si muove con passo claudicante, fermandosi per esaminare il suolo. Mentre ti avvicini, fa un cenno di amichevole benvenuto. Fa un cenno con la testa e passi oltre. Ah no, volevo... No. Salve, dritto. Ehi, non ti ho già visto prima? Ah, ma certo, ora ricordo. Dimmi, hai visto qualche scritto al libro dei morti qui intorno? Qui intorno no, avevo qualche domanda. Peccato, peccato. Avevi domande, vero? Spara pure. Che cosa stai cercando? Iscritti al libro dei morti, ovviamente. Non vedi i vestiti da raccoglitore? Afferro il lembo della tunica e te lo fa vedere. No. Sì, signore, raccoglitori. Si indica la tunica bruna sfilacciata. Questo è lo straccio da raccoglitore, dritto. Tutti i disgraziati che vedi che lo indossano, ad esempio me, se ne stanno probabilmente in giro a cercare iscritti al libro dei morti. Cadaveri per venderli al mortuario. Cosa non si fa per tirare avanti nell'alveare, eh? Vabbè, non mi interessa onestamente domandare dei raccoglitori perché ormai avete capito come funziona, quindi... niente, non chiediamogli neanche di questo, andiamo avanti. Una persona relativamente inutile abbiamo trovato qua, teppisti. E poi abbiamo questo fleece. C'è qualcosa qua che possiamo... No, qua? No, questi sono tutti posti degradati che stanno venendo... riparati. Vedi un uomo che sta guardando gli edifici attorno a lui in modo confuso. Sembra perso e borbotta tra sé. Salute. L'uomo sembra sollevato. Finalmente! Imploro la tua indulgenza, buon uomo. Sembra che io stia vagando in questo labirinto di strade. Sogghigna scomodamente. Ho paura che quest'area della città mi sia in qualche modo... sconosciuta. I miei abitanti sembrano molto riluttanti a dare una mano a un visitatore. Per caso posso sperare in un tuo aiuto? Dipende dal tipo di aiuto di cui ha bisogno. Cerco la casa di mia zia Margaret. Mi ha fatto sapere di abitare in una casa vicino al mortuario, ma la forma della strada sembra essere cambiata dalla mia ultima visita. Sai qualcosa della casa di cui sto parlando? Mi dispiace, ma non ho mai sentito parlare di questo posto. L'uomo aggrotta le ciglia con disappunto. Ah, penso che ti ci vorrà un bel po' di fortuna per conoscere un posto come quello. Si inchina in ringraziamento. Bene, grazie e arrivederci su queste strade. Addio. Stai per andartene quando all'improvviso hai la sensazione che ci sia qualcosa fuori posto. Sospettoso, dai di nuovo un'occhiata all'uomo, appena in tempo per vederlo sfilare la sua mano dalla tua borsa. Non puoi esserne certo, ma pensi che possa averti preso qualcosa. E permettiamo di nuovo al tizio di borseggiarci per osservare la sua tecnica, perché abbiamo capito che questa è la tattica giusta. Abbiamo guadagnato 1250 punti esperienza. Impegni l'uomo in una discussione di poco conto e studi segretamente i suoi movimenti. Quest'uomo sembra contare su due cose. Primo, finge di essere un cittadino dell'alta società fuori dal suo ambiente per far abbassare la guardia al suo bersaglio. E secondo, distrae il bersaglio facendosi indicare delle direzioni da prendere. Quando la vittima si gira per indicare una strada o un punto di riferimento, l'uomo sfiora la borsa del bersaglio e infila gli oggetti presi nelle sue convenientemente lunghe maniche. Vi fai una nota mentale riguardo questa tecnica, proprio mentre lui tenta un'altra volta di afferrare la tua borsa. Gli afferri la mano. Non sei abbastanza veloce, lui si divincola prima che tu possa prendere. Con un guaito scappa correndo lungo la strada. Ovviamente lo possiamo fare fuori. Morte, amore mio. Vai con la tua litania.
No, mi sa che abbiamo fallito. Ci puoi riprovare, tesoro? Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. All right. Avere una bassa destrezza fa sì che dobbiamo uccidere più persone. Raccoglitore. Alla piazza degli straccioni, finalmente. Ok, però prima dobbiamo fare un paio di cose. Qua abbiamo un orecchio, una bisciai, cortigiana, raccoglitore, teppista. Vabbè, abbiamo fatto il giro. Parliamo con questo un orecchio. Salviamo anche. Vedi un tipo losco in piedi davanti a te che si stuzzica i denti con quella che sembra una piccola forchetta di metallo. Il suo torace è coperto da una corazza rattoppata ornata con grandi spuntoni e un lungo coltello appeso al suo fianco. Ti accorgi che gli manca l'orecchio destro. Salute. Ti osserva freddamente dalle ombre come se ti stesse squadrando. Ho detto salve. Qual è il problema? L'altro orecchio non ti funziona? Il tiefling con un solo orecchio ti scruta minacciosamente. Smamma, fesso. Farò delle giarrettiere con le tue budella. Se stai cercando giarrettiere, ne ho giusto un paio. Tua madre le ha lasciate nel mio letto la notte scorsa. Come hai perso l'orecchio? Anzi, diciamo, non sarà che hai perso l'orecchio mentre scippavi un vecchio qui nell'alveare? Non so di che stai parlando, fesso. Ti sbirci erosamente. Ora, io ti suggerirei di portare la tua carcassa maciullata fuori dai piedi prima che ci incida sopra il mio nome. Diciamo, certamente, tu dammi la forchetta che hai rubato e me ne vado. Con un fulmineo movimento troppo veloce da seguire, estrae il coltello dal fodero e inizia a brandirlo minacciosamente davanti a te. Perché non viene a prendertelo da solo, fesso? Se questa è la tua maniera di giocartela, balliamo. Se la deve mettere così, aio. Beh, tesoro, usa anche su di lui la cosa delle maledizioni. Ecco. Questa abilità di morte è molto figa. Dà al bersaglio schernito un meno 2 ai tiri per colpire, meno 2 alla classe armatura, meno 2 al danno, e in più lo fa incazzare come una bestia contro morte, quindi lo distoglie da qualunque sia il suo obiettivo primario, che è molto utile quando noi abbiamo un mago che non vogliamo disturbare, insomma. Allora, prima di tornare a dare la forchetta al tizio, andiamocene. Oddio, non mi ricordo. Fatemi vedere la mappa. Noi siamo qua. Ma non è che mi trovo molto con questo. Vabbè, allora proviamo. Andiamo. Ma che cacchio? Ma chi? Ma cosa? Ma vi sembra il caso? Mi la volete lasciare in pace? Ma chi vi aveva chiesto niente? Ma perché non... Cioè, chi cosa? Chi? Perché? Vabbè. Dicevo, torniamo un attimo indietro. Mi pare che da qua si torni indietro, perché vorrei andare ad affrontare i tizi rossi e neri davanti al... Che non è qua, mannaggia. Deve essere qua. Ricordavo la città meno labirintica, onestamente, però... Buona parte della difficoltà la fa il mio senso dell'orientamento inesistente, purtroppo. Perfetto. Erano qua da qualche parte. E anche sera, quindi non si vedono mazze. Eccoli qua. Salviamo e parliamo. Speriamo che loro se ne stiano per i fatti loro. Questo teppista pesantemente equipaggiato e avvolto con stracci colorati, rossi e neri, sembra che sia una montagna di muscoli. Ti sbircia mentre ti avvicini. Salute. E com'è che ti posso aiutare, governiere? Il viso dell'uomo si torce in un ghigno. Mi pare, a me, che hai bisogno di un guaritore. Sei uno di quelli che hanno derubato un monaco dell'alveare e hanno preso il suo rosario? Un cretino con linee scritte tutte su tutta la faccia? Poteva metterci nel libro dei morti, diceva, e invece spennare come niente l'abbiamo. Cosa? Help! Non posso credere che l'originale richiedesse questo. L'uomo si scioglie lentamente in un sorriso sdentato. Non ho neanche mai sentito di un simile idiota, no? Diciamo. Molto interessante. Il resto del suo ordine vi sta cercando. I fratelli del re Taggio sembrano conoscervi bene. Eh? Il sogghigno dell'uomo svanisce. Che stai dicendo? Che fratelli? Era da solo il fesso. È membro di un ordine religioso, stupido. Quella collana che avete rubato è la loro reliquia più sacra. Se non verrà restituita, il resto dell'ordine verrà a cercarvi e non si fanno problemi quando si tratta di uccidere i ladri.
Gli occhi dell'uomo si spalancano. Noi stavamo soltanto conservando la reliquia per lui. Fruga tra le pieghe della sua veste e ne estrae la collana che ti porge rispettosamente. Ecco qua, nessun danno fatto, no? Spero che questo sia abbastanza per calmare il resto dell'ordine. Magari una donazione alla loro causa potrebbe essere gradita. Potrebbe aiutare a sistemare le cose e proteggervi da qualsiasi maledizione in cui potrete incappare. Maledizioni? L'uomo si traccia un semicerchio sul cuore. Ora non ne vorrei nessuna, no? Fruga dentro una borsa attaccata alla sua cintura e ti porge parecchie monete di rame. Prendile con le mie benedizioni, governiere. Digli che non gli si voleva far del male. La tua donazione è apprezzata. Addio. La la la. La la la. Che bello avere alto carisma. La la la. Adesso torniamo indietro. Consegniamo queste due missioni. Era qua su, vero? Qua. Venite. Consegniamo queste due missioni e poi possiamo dirigerci finalmente alla piazza degli straccioni. Vediamo se c'è qualche altra missione che possiamo compiere sul momento, ma non credo, onestamente. No, di qua. Vabbè, è uguale. Fondamentalmente è uguale. Eccolo qua. Costui si rivolge a te, Porfiron. Quando parli, gli angoli del volto di Porfiron si rilassano in una serie di curve bizzarre. Costui ti chiede: hai il rosario che ti è stato rubato? Che è stato rubato? Penso di sì. Questo? Costui vede cosa hai in mano. È il rosario che era andato perduto. Mentre lo prende, ti accorgi che sulle sue mani ci sono gli stessi intrecci di linee che ricoprono il suo volto. Costui ha una domanda: come hai ottenuto il rosario da quei tre? Allora, non so perché qui possiamo mentire dicendo la verità, cioè qua c'è menzogna o ci ho parlato e li ho convinti, ma questa è la verità in realtà, quindi boh. Diciamo, ho detto loro qualche innocente bugia e sono stati felici di darmi il rosario. Costui sa, colui che combatte con le parole porta un nome nell'ordine del retaggio. Sul viso di Porfiron compaiono di nuovo figure angolari. Costoro sono chiamati diplomatici. È una via senza disciplina e senza onore. Allora, senti. Uccidere non li vuoi uccidere. Io non ci posso parlare. Se tu fossi un vero guerriero, impareresti a usare tutte le armi a tua disposizione. Oppure possiamo dire, menzogna. Oh, ma poi ho ucciso i ladri. No, diciamo la prima. Costui ti porge le sue scuse. Costui non voleva offenderti. Gli angoli sul viso di Porfiron si fanno più acuti, poi lentamente si rilassano in linee ondulate. Costui ti accorda la sua profonda gratitudine. Sì? Non c'è di che. Ma ho una domanda per te. Se non puoi combattere, come hai ricevuto il tuo allenamento da guerriero? Costui fa chiarezza. Il retaggio può allenare una persona quando non è presente alcun rancore tra le parti. Capisco. Puoi insegnarmi a usare quelle armi? Costui potrebbe istruirti, sì. Ma costui ti avverte. Dalla conoscenza della violenza deriva anche la tentazione di usarla. Lo spero bene. Costui dice... È tua volontà lasciarti alle spalle la tua precedente professione? Il cammino del guerriero non può essere intrapreso con mente distratta. Al momento non ho altra professione se non quella di combattere. Percorrerò il cammino del guerriero. Costui ti istruirà. Le linee sul suo viso si ripiegano in triangoli. Queste cose costituiscono gli angoli del tuo allenamento. Concentrazione, esperienza e abilità. Non capisco, puoi spiegarti? Costui parlerà prima della concentrazione. Perché l'insegnamento metta radici, devi essere concentrato. Devi essere votato al cammino del guerriero. Il guerriero è la tua professione, nessun'altra. Capito. Posso essere solo dalla classe del guerriero se voglio imparare a usare le armi. Qual è il passo successivo dell'allenamento? Costui parlerà in secondo luogo dell'esperienza. La vera conoscenza del combattimento deriva solo dall'esperienza. C'è un limite agli insegnamenti sull'uso delle armi che una persona può assimilare. Quando raggiungerai un nuovo livello nell'arte del guerriero, vorrà dire che sei pronto per altri insegnamenti? Capito. All'inizio c'è un limite a quanto posso imparare, ma questo limite può essere superato quando raggiungerò un nuovo livello. Qual è il passo successivo dell'allenamento? Colui parlerà dell'abilità come terza cosa. C'è un limite a ciò che si può imparare su un'arma. Costui aggiungerà: c'è un limite a ciò che costui può insegnare. La conoscenza dell'arma ha tre livelli: l'inesperto, l'esperto e lo specialista. Ci sono dei livelli intermedi tra questi, in cui lo studente ha assimilato l'insegnamento precedente, ma non ha ancora veramente raggiunto il successivo grado di abilità. Cosa sono questi livelli? Il livello dell'inesperto è questo. Quando una persona non conosce l'arma che usa, l'attacco è goffo, il danno è molto inferiore al suo potenziale. Come me, quando mi sono svegliato sulla lastra del mortuario. Continua, qual è il livello dell'esperto?
Il livello dell'esperto è questo. Quando una persona ha imparato a usare un'arma, diventa competente. I suoi attacchi non sono più goffi, sono fluidi e precisi. E il livello dello specialista? Il livello dello specialista è questo. Quando una persona va oltre la competenza, diventa specialista nell'uso dell'arma. L'arma non è più uno strumento, ma estensione della propria volontà. Va bene, ho capito. Cosa puoi insegnarmi a proposito delle armi? Costui è stato addestrato a usare il pugno, la lama, il bastone, l'accetta e il maglio. Quale vuoi che ti insegni? Direi lascia, perché è quella che abbiamo in mano in questo momento. Una persona che usa lascia. La sua velocità non è quella di una mazza, ma il danno che provoca è maggiore. Squarcia il corpo dell'avversario come un gigantesco artiglio. Desideri usare parte del tuo talento per raggiungere il livello di competenza in quest'arma? Sì, vorrei imparare a usare quest'arma. Costui ti istruirà. Per prima cosa, tieni questa posizione. Sì. Costui si complimenta con te. La conoscenza ti giunge velocemente. Apprendi bene gli insegnamenti. Possiamo imparare altre armi? Davvero? Ma... Boh, non ricordavo questa cosa. Updated my journal. Non capisco. Dov'è la mia schermata? Ok. Ah, ok. Abbiamo due competenze con l'ascia, una col martello, un'arma appuntita, una pugno. Spazio in uno stato zero. Ok, non abbiamo più punti da inserire. Allora, ho sprecato quello col martello, ma tanto diventeremo maghi prima o poi. Vediamo un po' che altre missioni eventuali. Ah, dobbiamo fare quella della forchetta ancora, quindi dobbiamo andare di qua. Però guardiamo un attimo il nostro diario. Ok. Allora, faro del diario va bene. Questo lo possiamo fare solo più avanti. Scacciare Nestor lo stiamo per fare, anche questo della forchetta. Questa Sevtai, non mi ricordo dove sono questi randaggi ululanti. Però sono vicino al mortuario probabilmente, quindi dovremmo tornare indietro. Però lo possiamo fare dopo. Questo lo possiamo fare dopo pure, lo dobbiamo fare dopo pure. Rimuovere la maledizione del fetore da fetidario, questo si farà molto più avanti. Portare la scatola a Quatra. Quatra, noi l'avevamo incontrato nella zona sud-est dell'alveare. Fatemi dare un'occhiata. Nord-est, sud-ovest. Dove siamo noi adesso? Sud-est è qua? Fatemi vedere un attimo dove si arriva da questa parte. Ok, qua siamo al mortuario, vicolo degli angoli pericolosi, zona sud-est. Allora, andiamo un attimo qua, vediamo se c'è Quatra. Noi l'abbiamo incontrato, ma non mi ricordo dove stava questo Quatra. Mannaggia. Cortigiana, prefico, cortigiana. Chi avevamo qua? Teppisti, guida, Walder il fuori di testa. Abbiamo parlato a quest'uomo? Ah sì, me lo ricordo. Ma questi stupidi teppisti. What's the word, chief? Vorrei che tu usassi la tua abilità su questo stronzo. I'm gone. Vabbè, non fa niente, quell'orecchino non ci serve. Quatra, qui c'è Amaris, teppista. Gelai, dov'è questo Quatra? Ubriaco, cortigiano, ubriaco, raccoglitore, teppista. Ma non è che era in una casa, tipo? Invece sì. Andiamo di qua. Done. Non me lo ricordavo assolutamente che fosse lui. Ancora tu, pensavo di averti detto di non infastidirmi. Mi è stato detto di consegnarti questa scatola. Beh, perché non me l'hai detto subito? Vediamo cos'hai per me. Sono certo che deve essere catalogato. Mar mi ha detto di darti questa.
Quando gli porti la scatola, l'espressione di interesse di Quatra si trasforma in uno di profondo orrore. No! Ti prego, portala via! Non capisco, perché hai paura di questa scatola? Ah, ho detto indietro, morte, male! Ho dovuto ingannare Mar, non ce la facevo più. Ti prego, portala a Brasken, vive a sud-ovest dell'alveare. Io... No! Sembra che la vista della scatola sia troppo per lui e scappa via urlando dall'edificio. Aspetta, cosa dovrei fare con... Ops! Andiamo a cercare questo Brasken, nel tuo sud-ovest. Come si esce da qui? Qua. E anche Brasken noi l'abbiamo già incontrato sicuramente, ma non mi ricordo dov'è. Zona sud-ovest, quindi di qua venite. Salviamo anche. Ufficio controllo, abitazione, casa di Brasken, perfetto. Vedete perché alcune case sono nominate? Perché così sappiamo chi c'è dentro, fondamentalmente. Una cortigiana. Con voce tonante, Brasken chiede: In nome dell'Abisso, cosa fai in casa mia? Vattene prima che ti faccia diventare ancora più brutto di quel che già sei. Mi è stato chiesto di consegnare questa scatola alle tue cure. Beh, perché non l'hai detto subito? Allora dammi qua e poi puoi andare. Appena porgi la scatola a Brasken, la sua espressione cambia da curiosa a divertita. Accidenti. Non ci ricasco un'altra volta, metti via quella cosa e vattene. Non capisco perché nessuno vuole questa scatola. Prima Quatra, ora tu. Hai detto Quatra? Brasken prorompe in una fragorosa risata. Ma sei lui che ha comprato la scatola da me. Pensava di aver fatto un affare quando l'ha comprata. Suppongo che avesse stimato la sola gemma valesse ben più del prezzo che mi ha pagato. Il poveretto non aveva capito in che guaio si era cacciato finché non è stato troppo tardi. Ma cos'ha questa scatola di così tremendo? Vuoi dire che non sai davvero niente della scatola che hai in mano? Beh, suppongo che non ci sia niente di male a dirti quel che so. Prima di tutto, così non ti fai strane idee, la maledizione su quella scatola colpisce solo l'attuale proprietario e per essere il proprietario della scatola deve prenderne possesso volontariamente. Così sfuma l'idea di lasciare semplicemente la scatola in giro in modo che la prenda qualcun altro, quindi cosa c'è dentro? Questa è una buona domanda. Questa scatola è in giro nell'alveare da prima di quando chiunque... di quando chiunque possa ricordare... di quando... Vabbè, il concetto è chiaro. Ci sono molte dicerie su di essa. Come puoi immaginare, col tempo la verità è stata distorta sempre più ogni volta che la storia veniva raccontata. Continua. Ho sentito tante storie su questa scatola e tutte sembrano avere un tema ricorrente. Il nome dato a questo terribile oggetto è Scatola di Moridor, e il proprietario muore se lui o chiunque altro dovesse aprire la scatola. Riguardo al contenuto, chi lo sa? Alcuni dicono che sia un antico drago, mentre altri sostengono che sia l'anima malvagia di Moridor stesso. Noi sappiamo benissimo che non è un drago. Non posso dirlo con certezza, ma anche solo guardandola, chiunque può capire che è un oggetto malvagio e che sarebbe da stupidi aprirla. Cosa dovrei farmene? Ti suggerirei di visitare Scilandra. Vive nella zona nord-est dell'alveare. È da lei che io vinsi la scatola. Chissà, forse lei ha maggiori conoscenze su cosa farne. Oppure potresti trovare un qualche altro priminetto fesso che te la tolga d'impiccio. Dipende da te. Ti auguro buona fortuna. Addio. Updated my journal. E porca miseria. Nord-est. Quindi... Nord-ovest, sud-est, I'm di qua. gone. Cilandra ve la ricordate? Ci abbiamo già provato a parlare con lei una volta. Piazza Straccioni, Stamberga, zona nord-est. So che abbiamo ancora una forchetta da consegnare, ma voglio farlo alla fine perché poi, appunto, dovremmo andare alla piazza degli Straccioni, quindi... Bene. Entrata nel mortuario. Casa di Scilandra, eccola qua. E io credo che qua da qualche parte ci siano anche i teppisti ululanti della tipa. Poi vediamo. Un'altra interruzione! Non si può stare tranquilli nemmeno in casa propria. Per favore, va via prima che chiami le guardie. O meglio ancora, proverò un nuovo incantesimo con cui mi stavo dilettando. Vorrei saperne di più su questa scatola. Tiri fuori la scatola di Moridor per mostrarla a Scilandra. Ah, già! Ricordo bene questa scatola, la comprai tempo fa. Cosa vuoi sapere a riguardo? Chiediamo, da chi l'hai avuta?
Fammi pensare, non ricordo da chi l'ho avuta. Mi ricordo solo che ero al mercato in cerca di componenti per incantesimi quando una persona mi offrì questa scatola. Dopo averla controllata, capii che era maledetta, ma ero interessata agli incantesimi che erano infusi, così la comprai comunque. Se eri interessata alla scatola, cosa ti ha spinto poi a darla via? All'epoca ero giovane e imprudente, nella mia inarrestabile ricerca di conoscenza, incautamente rimossi uno degli incantesimi. Guarda attentamente la scatola, era come nuova quando la ottenni. I segni del decadimento indicano che gli incantesimi si stanno indebolendo. Capii che sarei stata in pericolo se avessi tenuto ancora la scatola con me. Così organizzai una gara per liberarmene. Una gara. Era il modo più rapido per liberarmene. Semplicemente invitai tutti gli sfasciateste dell'alveare a combattere per determinare chi fosse il migliore. Gli sfasciateste sono noti per avere tanti muscoli e poco cervello, sai cosa intendo. Vennero come mosche attratte dal miele. Offrii dei soldi e la scatola come premio. Mi pare che vinse la gara uno sfasciateste di nome Brasken. Ho altre domande che vorrei porre. Sembri esperta di scatola di magia. Di scatola di magia, scusate, di magia. Sai dirmi quali incantesimi sono stati lanciati su questa scatola? Ho studiato la scatola per molti anni cercando di scoprirne i segreti. Mi sono stati infusi incantesimi su incantesimi. Con mio stupore, i miei studi hanno rivelato che tutti questi incantesimi sono del tipo utilizzato per trattenere gli immondi. Immondi? Vuoi dire che ci sono degli immondi intrappolati in questa scatola? No, non immondi. Un immondo, e a giudicare dalla raffinatezza e dal potere di questi incantesimi, deve trattarsi di uno di una certa importanza e di un certo potere nel suo reame. Potresti rimuovere gli incantesimi dalla scatola in modo sicuro? Cerchi di liberarti dalla scatola, eh? Quell'incantesimo è il peggiore di tutti. Fondamentalmente, quella particolare magia risucchia l'energia dell'attuale proprietario della scatola e la usa per rinforzare uno degli incantesimi di confinamento. Ma il peggio non è questo. Il demone all'interno può percepire questa energia e molto probabilmente darebbe la caccia a quella persona se riuscisse a liberarsi. Possedere questa scatola è davvero una brutta situazione. O ti sottrae energia fino a prosciugarti completamente, o l'immondo all'interno ti uccide. Che gioia. Vabbè, lei sa solamente il nome su questa scatola. C'è un modo di sbarazzarsi in modo sicuro. C'è un modo di sbarazzarsi in modo sicuro. È possibile sbarazzarsi in modo sicuro della scatola di Moridor senza far male a nessuno? Non sono abbastanza forte per combattere o bandire una creatura del genere. È passato tanto tempo da quando sono stata là, ma c'era una cattedrale in mezzo al vicolo degli angoli pericolosi. Un sacerdote o qualcuno che ottiene poteri da una fonte superiore potrebbe essere in grado di aiutarti. Sei stata di grande aiuto, grazie. Updated my journal. Allora, purtroppo non possiamo andare subito al vicolo degli angoli pericolosi perché è veramente pericoloso, quindi non è il caso di fare questo al momento. Chi c'è? Chi cosa? Vi prego, fatelo fuori. Sono solo due, il che è positivo. Perfetto. Allora, la tipa ci aveva detto che i tizi ululanti stanno a sud del mortuario. Ora, a meno che non siano qua, non li vedo. Forse intendeva dire nella zona a sud del mortuario, tipo nella zona sud-est. Possibile? Che questi sono teppisti normali. Vabbè, non ci preoccupiamo adesso di dove sta lei. Andiamo invece alla zona nord-ovest e consegniamo la forchetta. Così chiudiamo questa serie di quest e anche l'appuntamento di oggi. E la prossima volta ci rechiamo nella piazza degli straccioni, dove forse finalmente avremo un indizio più concreto su Farod. Il vecchio uomo smette il suo frenetico andirivieni e ti osserva nervosamente. Forchetta? 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 Non posso andare a casa senza la mia forchetta. E questa è la forchetta di cui parlavi? Nestor afferra bruscamente la forchetta. La mia forchetta! La mia forchetta! Forchetta, forchetta, forchetta! Oh, oh! Saltella su e giù eccitato, sventolando avanti e indietro la forchetta in un complicato disegno sopra la sua testa, come se stesse seguendo una specie di rituale. Ora posso andare a casa. Addio! Oh, oh! Addio, Nestor. Nestor si volta per andarsene, poi, come folgorato da un ripensamento, si volta indietro e ti consegna un pezzo di qualcosa soffice e gommoso. L'orecchio tagliato. Dopo un attento esame ti accorgi che c'è un orecchino ancora attaccato e dondolante. Conservi l'orecchino e butti il pezzo di carne Updated my putrefatta. journal, so I had to drop it. No, il lim lim non lo puoi buttare.
E questo è il nostro orecchino, che ci dà più 10 di furtività, utilizzabile solo dai ladri. Questo ancora non lo possiamo identificare. Né tu lo puoi identificare, vero? No, non possiamo. E vabbè, dobbiamo avere pazienza. Oh, è sparito in un portale. Così Nestor se n'è andato a casa, eh? Forse il vecchio non era poi così svitato, dopo tutto. Ti dà una cordiale pacca sulla spalla. Ora forse riusciremo tutti quanti a dormire. Sentiti libero di dormire qui quanto vuoi, dritto. Te ne vai. Perfetto. Allora, riposiamo qua, direi, e nel frattempo possiamo salutarci. Così, ecco. Questo è... sono gli ingranaggi del mondo della città di Sigil. Abbiamo riposato per 8 ore, ci siamo rifatti completamente la vita, chiaramente. Guardate come siamo fighi. E adesso possiamo... Ah, è manca mattina. Ma che vuole questo? Ma perché di prima mattina? Ma tu ti sei svegliato male. Lasciatelo stare. Possiamo salutarci qui davanti alla piazza degli straccioni. La prossima volta avremo una bella sessione davanti a noi, perché finalmente diciamo che la trama principale ingrana un pochino, perché finora abbiamo comunque fatto tutte cose abbastanza secondarie, abbiamo esplorato un po' questo mondo, dovremmo avere più o meno adesso un'idea di dove sono le cose, di quante cose possiamo fare. E c'è una parte che mi piace molto, una volta che arriviamo nella piazza degli straccioni, un pochino dopo diciamo, comunque incontreremo anche alcuni dei nemici più interessanti, perché finora abbiamo sempre visto dei teppisti, quindi adesso le cose si fanno piano piano un po' più vive, un po' più vivaci. Nel frattempo, grazie per avermi seguita fin qui, lasciatemi un commento sotto il video se vi va, io li leggo sempre e rispondo sempre a tutti quanti con tantissimo piacere, e ditemi cosa ne pensate del gioco finora, della storia, niente spoiler assolutamente, ma ditemi tutto il resto che volete. Spero che vi stia piacendo e spero che lo giocherete se non l'avete già giocato da soli. Nel frattempo io vi rimando al prossimo video, ciao!